Ciao, oggi volevo fare insieme a voi il video mukbang, insomma mangiamo insieme sostanzialmente. Sono passata da McDonald's, dove la busta con la scrittura, eccolo qua. Sono passata da McDonald's e ho preso qualcosa da mangiare. Marco fa arriverà più tardi, quindi non mi andava sinceramente di cucinare né di riscaldarmi quello che avevo già in casa avanzato da ieri, e quindi ho detto vabbè, andiamo da McDonald's. In più c'è la mia assistente mia in giro da qualche parte che vuole sicuramente mangiucchiare qualcosa per lei. L'assistente nel senso del cane, non è un'assistente vera. Allora, ho preso, e la togliamo. Allora, ho preso il crispy McBacon, questo qui, con l'uovo all'interno. Poi ho preso le patatine, questo è anche un po' ASMR questo video. Ho preso le patatine, le ricche, quelle col cheddar sopra, e poi il tasty basket, quindi il cestino con all'interno un po' di tutto, quindi sono le alette di pollo, i nuggets, le mozzarelline, chiamiamole così, e basta, quindi eccolo anche qua. Ovviamente non finirò tutto, e quello che avanza poi se lo mangia Marco o lo mangiucchiamo domani. Poi col tasty basket c'erano anche delle salse, e ho preso il barbecue, che è la mia salsa preferita. Iniziamo. Da che iniziamo? Mia sta qui e mi osserva. Anzi, adesso sta odorando la busta del McDonald's. Ciao cane. Iniziamo dalle mozzarelline. Eccole qua. Eccola qua là. Io credo che questi video l'aereo di fuori, questo dovrebbe essere tipo un bimotore, una cosa del genere, questo genere di video siano nati o almeno credo nei video ASMR, perché comunque i suoni del mangiare e tutto quanto sono appunto ASMR. Non per tutti, perché a molti non piace, visto che è un video un pochino più easy. Non ho nemmeno tirato le tende per fare lo sfondo bianco, infatti vedete la finestra e le persiane. E che è successo? Si è seduta, non so se si intravede, forse si è sposto. Sì, in fondo qui da queste parti c'è la televisione. Ecco qua, ho messo su Focus negli ultimi periodi, negli ultimi tempi è cambiato diciamo di gestore da Discovery a Mediaset, e si nota la differenza. Su Discovery era un pochino più culturale, un pochino più di livello, un pochino più alto secondo me, mentre adesso che è passato su Mediaset il livello è sceso parecchio. E l'altro giorno c'era un documentario sui cuccioli degli animali, e potrebbe essere anche carino, ma sotto aveva le musichette tipo bambino dell'asilo, era proprio una cosa palese. Infatti non mi piace nemmeno, non mi piace più tanto. Per fortuna molti programmi che erano su Focus Discovery li stanno spostando su D-Max. Io prevedo la nascita di un altro canale scientifico, culturale, comunque di questo tipo, in casa Discovery, perché appunto diciamo manca
e certi canali come ad esempio e in certi canali come ad esempio D-Max, alcuni programmi di programmi tipo lo spazio non c'entra niente, quindi secondo me prima o poi creeranno un altro canale da questo punto di vista. Negli ultimi mesi ho visto diversi canali che hanno fatto video con acquisti fatti su Amazon, e alle richieste di capire se era una cosa sponsorizzata molti hanno risposto no, li ho comprati io. La cosa che sinceramente mi ha un pochino stranita è che anche chi ha fatto vedere l'acquisto, nell'acquisto non si vede se tu utilizzi un buono, quindi se Amazon o chi per lui ti ha dato un buono, tu facendo vedere quella schermata non lo fai vedere. E quindi io al 100% sulla buona fede di queste persone non ce la voglio ancora mettere la mano. Che c'è? Sì. Tiè, tiro mezza patatina, un pezzettino di patatina. Tieni. Buona. Chi è? Dov'è il telefono? Quanto. E quindi questi frequenti acquisti su Amazon di cose anche inutili secondo me nascondono una collaborazione che non sia direttamente pagata o che comunque non sia, cioè che non sia direttamente pagata o che comunque non sia sponsorizzata, secondo me un buono ci può scappare tranquillamente. Poi quella là ci sono un fiorire di acquisti su Amazon e poi sempre della stessa tipologia di prodotti. Quello è palese che tu Amazon hai dato alle influencer una lista di prodotti tra cui scegliere e poi ovviamente li hanno acquistati, e siccome la lista probabilmente non era ampissima hanno comprato le stesse cose, quindi qui è stato proprio palese. Cioè normalmente fanno così, anche molte dei siti cinesi, o come dice Violetta, dei siti cinesi fanno la stessa cosa, ti danno spesso una lista di prodotti tra cui scegliere quello da comprare, e stesso discorso secondo me è stato in questo caso, quindi diciamo buona fede sì, però cioè fiducia sì, ma non cretinaggine, nel senso a mantenere sempre uno sguardo critico. La fiducia totale secondo me non va data a nessuno, vero mia? Solo a te la fiducia totale. Sei una cagnolina bellissima, che un po' ringhiosa, un po' pazzoide in realtà. E questo, quindi volevo appunto puntualizzare questa cosa. Poi stavo riflettendo anche sul fatto che io non mi trucchi tutti i giorni. Io in realtà non è che non mi trucco perché non mi piace truccarmi, non mi trucco, vabbè sono un po' più così scacciata, non mi trucco perché sono pigra, perché ci metto talmente tanto a fare le cose la mattina che non ho poi il tempo materiale di truccarmi, nel senso io magari per le 8 ho fatto colazione, mi sono alzata con Marco, ci alziamo verso le 7:30 quando facciamo colazione insieme, magari faccio colazione tutto quanto e per le 8 mi vado in bagno a preparare. Poi mi metto a giocare col cellulare, magari a leggere, a cazzeggiare, finisce che faccio tardi. E quindi alla fine non mi trucco perché non ho tempo, non perché mi piace truccare, perché mi andrebbe pure truccare, mettermi il setto, la mascara, farmi le sistemare bene le sopracciglia e tutto quanto, però alla fine non ce vado, cioè non c'ho tempo.
Tra l'altro negli ultimi mesi ho iniziato a fare le sopracciglia da Benefit. Devo arrivare a Sephora a Viale Marconi, perché ad Ostia non ci sta Sephora, non c'è più almeno. Anni fa c'era, poi l'abbiamo fatta chiudere, in sostanza siamo riusciti a farla chiudere, ma non era ancora il periodo del boom del make up, di YouTube e tutto quanto, quindi era ancora presto da Valle Superiori, quindi anni fa, almeno quasi 20 anni fa. E quindi arrivo a Viale Marconi e faccio le sopracciglia. Ho notato poi che da Benefit hanno una tipologia diversa di modo di fare le sopracciglia, nel senso, se normalmente per disegnarle consigliano di applicare, che ne so, tipo un bastoncino qui per vedere i vari punti, da loro lo applicano quindi qua nella conchetta qui, quindi le sopracciglia sono leggermente più avanzate. A me sinceramente piacciono in entrambi i modi, quindi non mi sconvolge una differenza da quel punto di vista. Mi piace anche il disegno che mi fa, perché comunque le fa sempre la stessa ragazza. Quindi all'inizio le ho detto: guarda, a me piace un disegno comunque molto naturale, non mi piace il disegno netto, io non le riempio totalmente, cioè le vado a riempire un pochino se c'è qualche buchetto, le riempio, però non vado a ridisegnarle tutte il tipico, come si chiama, i trend quelli di Instagram, no? Le Instagram brows non mi piacciono assolutamente. Tra l'altro ho visto un video di Nikki Tutorial che ha fatto le sopracciglia arcobaleno, molto belle, molto belle. E spesso li guardo i video di Nikki Tutorial, se la seguo, cioè sono iscritta al suo canale. Fa delle basi spettacolari, cioè lei ha di base questa pelle rosa, perché è rosata, ci mette fondotinta talmente coprenti che diventa veramente un'altra persona, che poi è il senso del video power of makeup, no? Il potere del makeup. E è molto brava, molto 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 brava. Questi giorni stiamo definendo anche alcuni dettagli del matrimonio, siamo moltissimo avanti perché noi ci spostiamo a ottobre, adesso è inizio di giugno, quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, cioè abbiamo ancora 4 mesi, però il grande ha fatto tutto quanto. Abbiamo individuato la location individuata, pagata, iniziato a pagare, ferraio fatto, macchina fatta, la musica abbiamo organizzato, il vestito mio l'ho fatto, Marco per settimana va a vedere il suo, le bomboniere abbiamo tutto, le partecipazioni abbiamo tutto, diciamo il grosso è stato fatto. Io domenica mattina ho la prova con la makeup artist, che poi mi fa anche i capelli, perché comunque non ho intenzione di truccarmi o farmi i capelli da sola, non ci penso proprio, maggio. Perché sarei comunque isterica. Quel giorno io se lo so già, sono isterica. Quindi preferisco che sia una seconda persona che mi mette le mani in faccia e che mi trucca. Comunque domenica le spiego come voglio il trucco, come voglio i capelli. E ho già le idee abbastanza chiare. Sto definendo anche per le unghie. Ho fatto alcune prove, però penso che poi alla fine le lascerò naturali. Quindi forse darò solo una passata di uno smalto un pochino lattuginoso, però non andrò a fare particolari disegni, niente, perché comunque preferisco stare comoda, stare tranquilla, che comunque non mi si toglie lo smalto, a me soprattutto su questo dito mi si toglie lo smalto subito, quindi preferisco fare una cosa trasparente che anche se si toglie sti cavoli non si vede, piuttosto che fare una cosa ricercata poi magari mi si toglie e via. Non amo particolarmente il semi permanente, poi comunque non mi dura. La ricostruzione non ci penso proprio a farla, perché comunque rovina le unghie se non fatta bene, e non voglio andare a me la rischiare, e quindi credo che mi butterò su semplicemente uno smalto chiaro passato sull'unghia, così almeno sto tranquilla e beata. Forse ci metterò un paio di brillantini, però niente di sconvolgente.
sera, se non sbaglio, c'è la finale di del Grande Fratello. Non mi è piaciuto particolarmente. Quest'anno ci sono stati dei soggetti troppo bassi culturalmente, ma anche proprio di comportamento, persone proprio piccole, e infatti non mi è piaciuto particolarmente. Ho guardato le prime puntate, poi ho comunque proprio lasciato perdere, è diventata proprio una palla, e infatti aspetto il Grande Fratello VIP là, almeno, cioè, si spera che ci sia qualcosa di un pochino più succoso. Il mio fratello VIP l'anno scorso è stato molto bello. Sono usciti fuori dei bei personaggi e rilanciati anche dei personaggi. Daniele Bossari mi piace tantissimo, Luca Onestini, Tonano anche, Ivana pure mi piace, Giulia Dell'Alice mi piace anche. Sono usciti fuori appunto dei bei personaggi. Altri sono usciti fuori invece un pochino peggio, però fondamentalmente sono stati tutti dei personaggi. Quest'anno invece non, il Grande Fratello normale non mi è piaciuto. Lasciamolo dito. Questi giorni pieno di zanzare. A casa dei miei, i miei hanno il giardino, c'è un'invasione di zanzare. Mio padre ha sulla schiena 200 bolle gigantesche così, una cosa allucinante. Poi mette zampirone, prodotti per le zanzare, tanto gli fanno niente. Se te devono mozzicare, muzzicano, non gli frega niente. E poi, per entrare dentro casa, i miei comunque devono passare dal giardino, quindi neanche a dire che c'è un ingresso tutelato, no, il giardino ci devi andare, quindi comunque il giardino, prima che tu entri dentro casa, banchettano. Una cosa allucinante. C'è un personaggio su Facebook e su Instagram che si chiama L'Amorositas. Praticamente per culà. Comunque prende in giro in maniera molto educata, che comunque lei è molto moderata, molto, molto educata, le youtuber, il trash che c'è su YouTube, e mi fa ammazzare dalle risate. Poi ormai c'è un forte seguito e le mandano le segnalazioni, le mandano le cose, e mi fa ammazzare dalle risate. È quella quell'ironia, quella satira, diciamo così, quel perculo a modo, quel perculo educato. Sono certi canali, certi gruppi, certi gruppi di YouTube, no, di Facebook, scusate, che sono una cosa allucinante, sono terrificanti e sono proprio vergognosi. Stavo vedendo un video di Lolla, questo è un te le do, le do piccanti, non te le posso darmi, ma ti fanno male. E stavo vedendo questo video di Lolla in cui praticamente diceva
che era stata costretta a bloccare su Instagram questa ragazza, che non perdeva occasione per insultarla, criticarla per che so, qualsiasi cosa. Io credo che io credo che le ragazze più in vista, le youtuber che hanno comunque numeri molto più elevati rispetto ai miei, siano costantemente sotto attacco tra virgolette. Deve essere comunque una costante aggressione da quel punto di vista. Poi la gente ha anche la coda di paglia. Cioè, io nel mio piccolo ho avuto un'esperienza del genere e l'ho trovata allucinante. Cioè, qualche anno fa nel vecchio canale, io prima di questo avevo un altro canale, avevo commentato dicendo, in un video dicendo che ci sono, che io comunque mi vesto pesante, io inverno mi copro e non vado in giro in pieno inverno senza calze, in minigonna, come se fossi andando in comunque in estate. Sotto commentò una ragazza dicendo, una ragazza credo, dicendo che se parlavo di lei, diceva ma io abito in Sud America, qui d'inverno è caldo. E io risposi: guarda, sinceramente io non parlavo di te, facevo un discorso generale, sinceramente non ti seguo, non so chi sei, quindi non posso parlare del tuo canale. E lei fa: ti chiedi superiore, non mi segui? Ho fatto: no, guarda, io non ti seguo perché non ti seguo, cioè io sono liberissima di decidere chi seguire e chi non seguire, non ho mai visto il tuo canale, come non ho mai visto un suo video, come non avrò mai visto un video di altri 200 miliardi di persone. Quindi, cioè, sentirti accusata per una cosa che non sta né cielo né terra, secondo me, è un po' assurdo. E quindi questa continua questa storia, alla fine credo di averla bloccata perché stava fuori di testa. Però, tornando al discorso principale, penso che sul serio deve essere molto pesante. Tutto sta sempre sotto l'occhio del pubblico. Ad esempio, Sindina si è lasciata col fidanzato, che penso si dovevano sposare anche a breve, che aveva scelto il mister da sposa, aveva fatto vedere anche le partecipazioni su Instagram, se non sbaglio, e si sono lasciati. Cioè, deve essere stato comunque pesante poi rispondere alle domande, perché ovvio che ti fanno delle domande, è normale. Poi sto a te scegliere se non rispondere o meno, se rispondere o meno, però è normale che chi ti segue ti faccia delle domande, sia solo perché comunque sei affezionata, sia solo perché è curioso, ma te li faranno le domande. E cosa? E credo che prendersela, però anche un pochino, tra virgolette, sciocco, tra virgolette, però. Perché comunque ognuno ha il diritto di rivendicare la propria privacy. A proposito, tornando al discorso del matrimonio, secondo voi quale potrebbe essere una meta valida per il matrimonio, per il viaggio di nozze? A me piacerebbe andare in Giappone, però Marco ha un po' di reticenze sul volo molto lungo. Voi che ne pensate? Che mete secondo voi potrebbero essere interessanti? O se vi siete sposati e siete rimasti in zona, che zona potrebbe essere interessante da vedere? Suggerimenti. Noi siamo andati a Londra insieme, però io non escludo di poterci tornare. E poi fondamentalmente basta, perché comunque siamo mossi prevalentemente in Italia. Adesso appunto non siamo andati da molte altre parti, proprio perché comunque Marco avendo paura dell'aeroplano, abbiamo limitato accettare.
cioè tipo un buttons ha aggiornato la normativa sulla privacy. A proposito, amici, se mi seguite su 21 Buttons, questo è il mio profilo, questo, no, aspetta, dove sei, va, questo qua, andate a seguire, mi trovate come Marta.Aloisi, quindi il mio nome e il cognome, e non trovate queste foto particolarmente da vamp, anzi assolutamente non le trovate, non è nel mio canale, non è nel mio stile fare foto da vamp. Ok, io penso di abbandonare il cibo, per il momento ho deciso di chiudo qui perché non gliela faccio più a mangiare, e un saluto, al prossimo video, ciao!